nostra? Sì. Cosa abbiamo visto qui? Abbiamo visto il film di Me contro te, come potete vedere da qui. Io, cioè, da quanto sono felice che l'ho visto, c'ho pure le guance rosse. Sì ragazzi, è stato bellissimo, questo è il terzo. E finalmente sono riuscita a vederlo anche io. Perché e di solito... hanno detto che c'è pure il quarto. Perché di solito ci andava mio marito. Comunque è stato bellissimo. E adesso ci mangiamo un bel panino. Sì. E noi ci vediamo dopo. Carissime ragazze e benvenuti in questo nuovo video. Allora ragazze, oggi un video un po' diverso. La mia giornata inizia così. Come vi ho detto nel video precedente, mi voglio semplificare un po' di giornate per non stare lì a cucinare, quindi ho pensato di fare alcune pietanze che noi di solito piacciono e per congelarle. Infatti qui mi sono preparata dei vassoi di carta per congelare, così da mettere nel freezer, e poi invece le passerò in alcune bustine tipo sacchetti gelo, e quindi vi faccio vedere il procedimento di alcune pietanze che noi abbiamo l'abitudine di mangiare. Qui invece ho delle fettine di carne alla pizzaiola, quindi le ho passate prima sull'olio, adesso sul pangrattato. Da precisare che voi se non preferite l'olio potete usare l'uovo, quindi non ha importanza, o olio o uovo. Io in questo caso ho voluto fare con l'olio d'oliva. Ragazze, poi dispongo appunto le fettine su questo vassoio di carta e comincio a mettere il pomodoro. Io il pomodoro l'ho preparato soltanto con erba cipollina, origano, un po' di pepe e un po' di sale e un po' di olio d'oliva. Ragazze, dopodiché aggiungo le mozzarelline tagliate, e se fate caso ho lasciato libere le fettine, perché così quando le congelo e quando saranno congelate io le toglierò da questo vassoio. Ecco, vedete, questo qui sono divise, perché così quando si sono congelate io posso mettere nelle bustine. Ragazze, qui sto preparando sempre un pangrattato con un po' di formaggio grattugiato, un po' di prezzemolo e poi aggiungo un pochettino di pepe, ma voi potete farlo come preferite, potete usare il basilico al posto del prezzemolo, quello che volete. Ho preparato questo tipo di pangrattato perché voglio congelare e fare delle fettine di vitello, queste qui, però con questa panatura particolare, perché dà molto più gusto e sono davvero buone, e quindi farò semplicemente delle fettine messe così. Ragazze, tolgo un po' di grasso da questa polpa e poi le farò a bocconcini, quindi avrò lo spezzatino così pronto e devo aggiungere soltanto patate e carote, e poi naturalmente metto la data, dato che le sto congelando questo giorno, così mi saprò basare su quando ho iniziato e quanto tempo può stare nel freezer. Ragazze, nel frattempo che si sono congelate le fettine di vitello che vi ho fatto vedere prima, adesso ecco sono abbastanza rigide, le ripongo su questa busta, perché comunque metto tutte le fettine che mi servono quando vado a usarle in una cena, così io la sera prendo questi di qua e le metto sul forno, o dipende, su in padella, dipende cosa voglio fare. Anche qui scrivo la data di quando li ho congelati e così via.
Ragazze, qui sto preparando un altro piatto molto apprezzato a casa mia. Sono gli involtini di pollo. Semplicemente ho sempre passato il pollo, la fettina di pollo sul pan grattato e poi io aggiungo il formaggio e delle fettine di prosciutto crudo o speck, dipende quello che voi preferite. Noi preferiamo molto di più lo speck che il prosciutto crudo, ma voi siete liberi di mettere prosciutto cotto, crudo, ciò che vi piace di più. Ecco, adesso sono pronti e io le vado a congelare così. Metterò della pellicola di sopra e le congelo. E penso che queste le lascerò in questo vassoietto. Ragazze, nel frattempo si sono congelate queste fettine di carne alla pizzaiola e quindi adesso le ripongo qui, metterò la carta, la pellicola trasparente e poi aggiungo un'altra cosa qui. Purtroppo queste vaschettine perché non sono riuscita a trovare altro, ma la prossima volta mi organizzerò comunque cercando di trovare qualcosa più adatto per il freezer. Anzi, se voi avete delle idee e trovate, conoscete soprattutto altri metodi, accetto i vostri consigli. Ragazze, nel frattempo preparo anche i peperoni ripieni. Allora, il dentro del peperoni io metto di solito il macinato, lo soffrigo e poi aggiungo un bicchiere di vino, dopodiché aggiungo i pinoli e l'uvetta. In questo caso io non avevo i pinoli ma ho usato le mandorle e quindi faccio cuocere un po' il tutto e poi aggiungerò il pan grattato, il pomodoro, giusto per dargli il colore, e il formaggio grattugiato. Allora, io ho dato una mezza cottura al ripieno e poi le dispongo nei peperoni lasciandoli crudi e pronti da congelare, così saranno pronti. Ragazzi, invece vi voglio far vedere come ho posizionato, cioè nel senso non è che lo lascio così, però soltanto quando appunto mi serve per truccarmi. Questa pochettina che vi ho fatto vedere nell'altro video che ho preso a OVS costava 20 euro con lo sconto è venuto 5 euro, e mi piace tantissimo, ragazzi, è troppo comoda perché con questo gancettino lo metto qui e ho tutto a portata di mano invece di mettere tutto in una sola, diciamo, borsettina. L'ho organizzato per adesso così, però devo aggiungere trucchi perché comunque devo fare un po' di rinnovo. E niente, qui ho messo i pennelli per gli occhi, la matita sopracciglia e poi le matite per gli occhi. E qui invece abbiamo i mascara, eyeliner e poi qui, vabbè, vari correttori e rossetti. E invece qui ragazze, vabbè, abbiamo questo qui, i pennelli e il fondotinta. Niente, però volevo fare vedere perché secondo me è una cosa utile magari per chi sta cercando una soluzione così,
E niente, poi quando io finisco lo tolgo, lo chiudo e lo metto nel suo cassetto. Eccomi qua ragazze, finalmente mi sono andata a fare una doccia rilassante, mi sono truccata e mi sono cambiata perché tra un pochettino scenderò con mio marito, perché tra l'altro dobbiamo andare dal pediatra per Nathan, così un controllo, i controlli quelli che si fanno nei vari step. Ragazze, e niente, e poi ragazzi volevo andare in un negozio che mi è venuto in mente in questi giorni, perché come vi ho detto, da quando ho tolto l'albero volevo un pochettino arredare casa, nel senso che volevo aggiungere qualcos'altro, qualcosa di carino, avevo bisogno di, come dire, rimediare a questo vuoto dell'albero. No, scherzo, a parte gli scherzi, dato però veramente che volevo, cioè ho tolto l'albero, l'altra volta ho cercato qualcosina ma non ho trovato niente di che. Però ho pensato a un negozio, anche perché io sto cercando il puff, questi qua di velluto. Tra l'altro sono super indecisa da due colori che starebbero benissimo a casa mia, ma non so quale scegliere di questi due. Allora, uno è velluto nero e con la striscetta dorata, o tortora con la striscetta sempre dorata. Mm. Cosa vuoi dire tu, spennacchiatello? E niente, e quindi sto cercando questi puff. Ragazzi, sinceramente l'altra volta l'ho visto uno da Maison du Monde, color tortora beige, bellissimo. A parte un po' il prezzo caruccio, però lo sapete cosa non mi è piaciuto? Che la striscetta dorata, devo sempre inseguire l'altra nel divano, e la striscetta dorata non era messa bene e un pochettino mi è dispiaciuto. Voi sapete che io sono proprio pazza di tutti i prodotti di Maison du Monde, perché secondo me sono anche dei prodotti buoni, innovativi e così via. Però questa cosa, dato per il prezzo che ha, non mi piaceva. Ragazzi, come faccio a parlare con un piccolino che scappa? Quindi sono alla ricerca di questo puff. Però sono veramente indecisa di questi due colori. Secondo me il nero sarebbe spettacolare, ma anche tortora mi piace, però non lo so ragazza, vediamo. Quindi il negozio, quindi dopo 3 ore vi dico qual è questo negozio, che ho pensato perché ce l'ho andata tanto tanto tempo fa e mi ero ripromessa di riandarci, perché quando ci sono andata era tardi e quindi non ho potuto guardare bene. E questo negozio ragazze si chiama Pepco, penso che voi lo conoscete. Io ci sono andata soltanto quella volta, ho detto vabbè poi ritornerò, ha delle cose carine però a prezzi veramente, cioè economici, però veramente cose belle belle, e quindi volevo andare a vedere se magari trovavo qualcosina là, anche tipo queste candele grandi grandi, così più che altro per arredamento, mi piacciono. Quindi ragazzi andrò in questo negozio, vediamo se trovo qualcosina di carino. E niente, tra l'altro grazie finalmente all'organizzazione che ho fatto di questi pasti stamattina, un vassoietto di peperoni ripieni l'ho già cucinato, infatti vi faccio vedere, perché tanto che sto uscendo e tornerò poi tardino, quindi li ho già cotti e così sono pronti per stasera. È uscito anche il pane. Ragazzi, se non faccio così non ci arrivo, quindi mi sono agevolata anche questo. E niente ragazze, e quindi noi ci vediamo dopo, sicuramente vi farò vedere questo negozio magari per chi non lo conosce. A dopo.
dalla scuola. Allora, sono andata in questo posto, non sono riuscita a riprendere tanto, però vi ho fatto vedere più o meno. Ragazze, sono riuscita a trovare il puff, vi dico soltanto questo, il colore non ve lo dico, ma penso che già mi conoscete, sapete che colore ho preso. Comunque ragazzi, avrei preso il mondo, c'erano cose troppo belle, poi prezzi secondo me veramente buoni. Eccomi qua ragazze, sono appena tornata. Allora, anche oggi alla fine ho fatto tardi, però sono riuscita ad andare in questo negozio, però anche qui ho fatto il più veloce possibile. Poi un'altra cosa, mi trovate in una postazione diversa, cioè nella stanza da letto, perché di là sono tutti di là, quindi c'è confusione, non potevo registrare, però ci tenevo a farvi vedere cosa ho preso in questo negozio. Mi è piaciuto tantissimo e credetemi, scusate il mio volato, è che mi sono limitata tantissimo, però ho trovato il puff, come vi dicevo, vi faccio vedere quello che ho preso e pure altre due cosine che ho aggiunto. Comunque però voglio ritornarci perché ho visto che ci sono delle cose veramente carine, anche una cosa che mi è venuta un'idea. Allora, intanto vi volevo fare vedere che ho preso questo qui, che sono nere e grigie, comunque il prezzo è di 2,50 euro. Queste le ho prese perché le volevo mettere qui nella stanza da letto, però non so, o le lascio per il prossimo anno, oppure volevo vedere comunque se inserirle, perché mi piacerebbe tantissimo, così per fare un po' l'atmosfera di questo, diciamo, con le lucine. Poi ragazzi, ho preso questo qui che mi è piaciuto tantissimo, ma tanto, alla faccia, tipo quei vasi, appunto, guardate qui come ci sono pure le pietrine. Scusate anche la luce ragazze, ma non è giorno e sera, quindi poi casomai domani ve lo faccio vedere meglio. Comunque ho preso questo qui, costava 6 euro, però io l'ho preso scontato perché praticamente ho una piccolissima scheggetta qui, purtroppo non ce n'erano altre e quindi loro mi hanno fatto pure lo sconto, l'ho detto va bene, lo prendo, perché secondo me è davvero bellissimo. Se c'era anche con la faccia, cioè col vaso bianco, secondo me averle messi tutte e due sarebbe stato un amore. Quindi questo qua. Poi ragazzi, ho preso una candela di quelle un pochettino più grandi, ho preso questa qui, la profumazione Aromatherapy, ed è buono, ho sentito, così è buonissima come profumazione, buonissima. Poi non so da accesa com'è, è così grande ed è un nero lucido e dorato. Ho fatto tutto sul nero e poi appunto col dorato, perché ormai nel mio salone comunque questi sono i colori che sto usando, e quindi l'ho preso di questo colore. Ma lì, come vi ho fatto vedere, c'era quella d'argento, quella bianca, e poi c'era una rossa, sicuramente era per il periodo natalizio, e poi ce n'era un'altra invece che vi ho fatto vedere che era più grande, quella era bellissima. Infatti ero indecisa se prendere questo o quella, ma siccome io questa qui la voglio mettere nel vassoietto quello di legno dove c'è proprio il mappamondo, dato che il mappamondo è dorato, volevo aggiungere questa qui. E quella lì era troppo grande, in effetti non c'entrava niente. Quindi questa qui al prezzo di 5 euro, questa qua. Speriamo che la profumazione si sente. Poi ragazze, a parte che ho preso poi degli degli elastici per Crystal e delle calzine antiscivolo, solo che ci stanno giocando loro, non ve le posso fare vedere. E allora poi, tra l'altro, ho preso ragazze questo qui, questi strofinacci, sono tre, uno bianco a pois, poi questo qua grigio e questo qua nero. Nella realtà ragazzi, li ho presi per esposizione, ecco, nel senso che lo metterò nella parte del forno, così proprio per fare vedere che anche lì nella cucina è redato, perché non le userò come strofinacci veri e propri, ma così da mettere appoggiato da mettere nel forno, carino.
che poi tra l'altro mi è piaciuto tantissimo questo qui. Allora, questi tre strofinacci, ragazzi, guardate quanto, 2,50 euro, cioè sono tre, ha dei prezzi secondo me davvero bellissimi. E ragazzi, per finire, allora, vi premetto che c'era un puff molto più grande, così, più o meno, era sul beige con la striscetta sotto dorata, però ragazze, è vero che la mia casa comunque ha i toni delle tortore, del beige, però non mi piace invece più che altro avere i dettagli, il dettaglio nero, oppure, dato che il pavimento comunque è beige, oppure qualcosa da abbinargli tipo come il tortora, ma il tortora non c'era, se quello lì grande, tra l'altro costava 90 euro, veniva scontato 33 euro, un affare, perché era fatto bene, era di velluto, quindi vi segnalo questo, che se siete interessati o state cercando un puff del genere, se riesco vi metto la fotina qui, però non so se la trovo. Praticamente, se voi vi interessa, comunque appunto questo negozio si chiama Pepco. Io che sono di qua vicino a Milano, lo sono andata a prendere proprio al centro. Allora, fatemi ricordare, ecco, si chiama Metropolitan questo centro commerciale, quindi per chi magari non lo sa, perché è aperto da un annetto. Comunque, quello era molto bello perché era molto più grande, però il mio amore era per quello di color nero, immagino che l'avete capito. Allora ragazze, così non si vede niente, assolutamente niente, non so come farvelo vedere. Comunque, no, dove cambiare posizione? Un attimino che vi... Allora, diciamo che qui si vede un pochettino meglio, però ragazze, vi prometto che nel prossimo video, tanto lo sistemerò nel salone, vi faccio vedere bene, perché senza luce non si capisce niente. Allora, io ho preso questo qua in velluto nero perché lo volevo così. Infatti ve l'avevo detto che ero indecisa tra il tortora o il velluto nero, però il velluto nero avevo una, cioè, ce l'avevo proprio nella testa, non riuscivo a levarmelo, appena l'ho visto l'ho preso subito. E poi ha queste frange così, mi piace perché almeno dà diciamo un pochettino di più carattere. Ve l'ho detto, avevo visto quello con la striscia dorata, però ragazze, quello con la striscia dorata non mi piaceva perché si vedeva dove finiva la tipo sembrava un adesivo, e quindi non mi è piaciuto. Ma questo mi piace tantissimo e mi piacerebbe se lo trovassi più grande da abbinare a questo, ma intanto ho preso questo qui, ragazze, al prezzo, ve lo faccio vedere subito se lo trovo, non c'è, comunque ve lo dico a voce, l'ho preso a 15 euro, ragazze, scontatissimo, e basta. Ho fatto questo piccolo shopping e basta. Ragazze, invece vi volevo dire questo, io chiudo qui il video così, perché è già da troppo tempo che lo sto editando, però aspettavo di prendere questi qui per farveli vedere, e noi ci vediamo così al prossimo video, che vi farò vedere come ho sistemato queste cose. Adesso non lo faccio perché, ragazze, in realtà è sera, è inutile che mi metto a farlo. E soprattutto non vedete, perché la luce comunque alla fine questa qui non rende tanto, ecco. Come sempre io ringrazio tutti i nuovi iscritti, vi ringrazio di vero cuore, per chi sta guardandola per la prima volta, se ti è piaciuto questo video ti chiedo di iscriverti, mi farebbe tanto piacere, e un abbraccio a tutte voi ragazze meravigliose che siete, scusate.
Vi do un forte abbraccio, un bacio e al prossimo video.